Ciao Bedazzi, oggi mi trovo a Cove. È scritto Cove, effettivamente uno dice, ma com'è sto fatto? Però in gaelico BH si dice V, quindi si chiama Cove. Cove è un posto splendido. A circa 20-30 minuti da Cork, si trova su un isolotto staccato alla terraferma, Great Island, ed è una piccola meraviglia, è sicuramente uno dei posti più belli che abbia mai visto in Irlanda. Cove è un posto importantissimo e anche storico. Un paio di fatti ve li dico fra poco, però il porto di Cove, che fa parte del porto di Cork, è l'unico porto dove attraccano le navi crociera, quindi delle navi enormi che arrivano dagli Stati Uniti arrivano qua a Cove, quindi è il primo punto di attracco per i turisti statunitensi verso l'Europa. Uno degli eventi sicuramente più storici collegati alla città di Cove è il Titanic. Infatti l'ultima sosta del Titanic in Europa, prima di attraversare l'Atlantico, è stata fatta proprio qui a Cove. Siamo al Titanic Bar. Titanic Bar. Che è accanto al museo del Titanic. Adesso vi faccio vedere un po' in giro. Veramente un bel posto, anche oggi super tranquillo. E per la sera scopriamo le birre locali. Oggi ho preso una White Star, che è prodotta proprio qui a Cove. Marina si è presa la classica Coors Light. La mia preferita. La sua preferita. Salute! La vostra. Che buonissimo. Che abbiamo preso a mangiare? Allumi grigliato. Allumi grigliato, guarda qui. Buonissimo. Non è male. Con la salsa, con di peperoni. L'altro evento navale tragico che si è verificato qui a Cove è quello della Lusitania, e quello che vedete dietro di me è il memorial dedicato alle vittime. La Lusitania era una nave che viaggiava dagli Stati Uniti verso Liverpool in Inghilterra e venne affondata qui il 7 maggio 1915 da un sottomarino tedesco in piena prima guerra mondiale. Il bello di Cove è che praticamente dovunque ti giri hai sempre la cattedrale di St. Colman che ti guarda. Infatti guardate, è lì dietro di me, non so se sentite le campane. Tra poco ci andiamo, eh? Dicevo poco fa, la cattedrale di St. Colman è assolutamente mozzafiato. È una cattedrale neogotica di fine 800, consacrata a inizio 900, quindi relativamente moderna, ma è splendida. E soprattutto è sopra un promontorio, come vedete da qui sopra si vede tutto il porto di Cove. Questa è la statua di Annie Moore ed è una statua che accomuna Irlanda e Sicilia tantissimo, secondo me. Annie Moore fu la prima a lasciare l'Irlanda durante la Grande Carestia,
per scappare e andare negli Stati Uniti. Qui è raffigurata insieme ai suoi due fratelli. Furono i primi ad arrivare al centro profughi, chiamiamolo così, di Ellis Island negli Stati Uniti. E anche noi siciliani abbiamo una storia di esodi, di partenze forzate per fame, per miseria. È un po' come tutti gli irlandesi, anche noi abbiamo parenti a qualche parte, no? Negli Stati Uniti, in Canada, in Argentina, in Australia. Questo qui è lo stadio dei Cove Ramblers, la squadra di calcio di Cove, che è piccolina, gioca alle serie minori, ma è abbastanza importante perché qui ha cominciato la sua carriera uno degli eroi del calcio irlandese, Roy Keane,